Bene, amici di telefono.net, Xperia Ion o Ion, chiamatelo un po' come volete, il telefono che abbiamo oggi sotto la nostra videocamera, classica confezione Sony. Da quando Sony Ericsson si è trasformata in Sony, anche le confezioni hanno preso un po' il feeling di questa casa. Carica batterie abbastanza importante, cuffie in ear, cavo dati USB, micro USB, è qua sotto, eccolo qua. Nella confezione italiana, questa è una confezione import, vengono inserite anche le tag NFC e il cavo HDMI. Accendiamo il telefono, che è alto 133 mm, largo 68 e spesso 10.6. Con questo posteriore in alluminio, quindi in un materiale nobile, stondato, monoscocca, non si può aprire, batteria integrata da 1900 mAh, 144 grammi, abbastanza pesante. Un display ampio 4,6 pollici TFT 1280x720 pixel. Si vede bene al sole, ma al buio i neri non sono nerissimi, sono grigi, soprattutto non ha un grande angolo di visione. Se noi lo incliniamo, i neri diventano ancora più grigi. Ottima la solidità di questo telefono, la costruzione è tutto in Gorilla Glass davanti. Guardiamo il lato sinistro con HDMI e micro USB, sotto il microfono. Lato destro con accensione e spegnimento, bilanciere del volume e pulsante per lo scatto fotocamera doppia corsa, perché la camera è qua da 12.1 megapixel con il flash LED, qua l'altoparlante di sistema, sopra il jack per le cuffie. Davanti abbiamo la fotocamera da 1.3 megapixel, registra in HD. Qua di fianco il LED di notifica, sì, fate fatica a vederlo, faccio fatica anch'io, in realtà è invisibile di giorno, ma anche di notte praticamente invisibile, quindi direi inutile. Qua sotto quattro pulsanti touch funzione, l'illuminazione data da queste barrettine qua sotto, bella, fashion. Il problema è che di notte, se non ci ricordiamo esattamente a cosa corrisponde ogni LED, faremo fatica a usare le funzioni. Sblocchiamo il telefono, processore MSM8260 di Qualcomm, GPU Adreno 220, dual core, piattaforma S3 non S4, gira abbastanza bene, 1.5 GHz, a volte qualche mini impuntamento, nulla di trascendentale. Parliamo di tecnologia radio, ovviamente quad band HSPA, funziona molto bene, c'è anche la versione LTE, ovviamente in Italia viene importata solamente la versione HSPA. Memoria, 1 GB di RAM, possiamo vederlo anche dalle informazioni qui di Android, 13.2 GB di memoria interna, ma non ve l'ho fatto vedere, qua sotto c'è anche lo sportello in plastica, oltre alle antenne messe sopra e sotto c'è lo slot per la micro SD che può raggiungere 32 GB e anche per la SIM in formato micro SIM. C'è una specie di adattatore, si tira fuori e si può inserire la SIM card. Non lo faccio, sennò poi il telefono si riavvia. Sblocco il telefono, torno alla home page, Bluetooth, Wi-Fi, BGN, monobanda, quindi non dual band, ha il DLNA, quindi questo dispositivi connessi è uno sharing dei contenuti multimediali, hotspot, il Wi-Fi non è potentissimo, cioè una ricezione abbastanza scarsa. NFC. Legge benissimo le tag e con il suo programma fa sì che le tag diventino delle si possono fare delle azioni leggendo le tag, cosa molto interessante sui Sony Ericsson. Sistema operativo, andiamo a vedere le impostazioni. Informazioni sul telefono 4.0.4, eccolo qua, interfaccia Xperia, molto belli i temi e i widget, con questa icona si possono cambiare sfondi o motivi, con quest'altra qua a destra si possono aggiungere widget, scelte rapide, ci sono alcuni widget molto interessanti tipo i contatti più usati, le chiamate recenti, i contatti più usati di altre forme, insomma Sony ha inserito parecchi widget carini e utili nel suo Xperia. Torniamo alla home page,
Vi parlo un po' di parte telefonica. Ecco, la prima cosa che vi dico è che nella ricerca Google, stranamente e fastidiosamente per quanto mi riguarda, negli elementi ricercabili non è possibile inserire i contatti. Io che uso tanto la ricerca Google per cercare un po' tutto, ecco, con questo telefono mi trovo un po' in difficoltà. Probabilmente il dialer non supporta questo, bisogna entrare nel telefono, digitare il contatto desiderato e questo viene fuori. Quando chiamiamo e torniamo indietro e rientriamo nel dialer, la cosa scomoda è che dobbiamo ricancellare tutto per fare una nuova ricerca, cosa non proprio comoda. Parliamo di SMS, MMS, eccetera, eccetera, eccetera. Entriamo nei messaggi, proviamo a scrivere un nuovo messaggio. Qua la tastiera finalmente personalizzabile. Abbastanza veloce, anche direi molto veloce. C'è la possibilità di personalizzarne il colore, purtroppo non si possono mettere i numeri in seconda funzione sulla parte alta della tastiera. Comunque, ripeto, tastiera che funziona decisamente bene. Parliamo di messaggistiche, email, client Gmail classico lo conosciamo, vediamo invece il client mail normale. Allora, funziona bene all'HTML, all'IMAP, purtroppo, solito bug, Ice Cream Sandwich, non si può zoomare out oltre una determinata soglia, però possiamo attivare il riquadro delle anteprime, cosa carina e comoda. Parliamo ora del browser web, voglio disattivare il wifi, non c'è ovviamente qua in tendina, sono abituato con altri telefoni che hanno la tendina con i vari pulsanti per accendere e spegnere la connettività. Facciamo in HSPA perché sto facendo un upload di un file molto pesante e quindi sarei rallentato. HSPA. Apro il Corriere della Sera, pagina pesante, sono già in desktop mode. No, lo facciamo subito, ci entriamo in desktop mode. Un po' lento anche così a caricare, colpa della connettività, non è colpa del telefono. In realtà il telefono a caricare è molto veloce. Andiamo su una pagina già caricata. Andiamo su telefonino.net, vediamo se riusciamo a velocizzare un po' il caricamento della pagina. Intanto vediamo se il Corriere si sta caricando. In realtà, a parte questa velocità di caricamento un po' limitata, abbiamo una grandissima velocità sul web, veramente ha un pinch to zoom e un pan velocissimi. Forse con l'HSPA siamo ancora più lenti che col wifi. Niente, riaccendiamo il wifi mentre si caricano in background, vi parlo un po' di multimedialità, entriamo, andiamo subito nelle foto scattate perché l'album è molto bello. C'è la possibilità di vedere le miniature un po' più grandi, un po' più piccole, piccolissime, insomma, organizzarle un po' come si vuole. Oltretutto si possono vedere le foto se fossero state taggate qua sulla mappa, si possono vedere i propri album online, quindi Picasa piuttosto che l'album di Facebook, ma cosa ancora più carina, si possono vedere le proprie foto se fossero state taggate qui su un mappamondo virtuale, una cosa scenografica più che utile. Utile invece questo fatto di poter fare lo zoom sulla galleria. Ovviamente se poi entriamo in una fotografia. Ok, possiamo visualizzarla in orizzontale, possiamo avviare la presentazione, possiamo zoomare. La qualità delle fotografie è abbastanza buona, sinceramente da un sensore del genere Sony da 12 megapixel mi aspettavo qualcosa di più. Forse sono troppo compresse, ma secondo me c'è un po' troppo rumore video anche con tanta luce, non so se riuscite a vedere qua sugli scuri, soprattutto come ci sia dei colori un po' falsati. Per quanto riguarda i video, andiamo subito, sempre nella multimedialità, qua nella funzione film, legge tutto, i DVX 1080p, concept movie classico, senza problemi, senza esitazioni, molto bella l'interfaccia. Vedete, va molto fluido. Bello il display in HD, ripeto, solo i neri non sono nerissimi. Ma questo è un problema che si verifica solamente di notte, di giorno, anzi il display si vede molto bene anche alla luce del sole. Bella l'icona Walkman, ritorna il brand Walkman, questa è l'interfaccia della parte musicale, possiamo andare a visualizzare le tracce, se andiamo nella riproduzione in corso vi faccio sentire quest'album, in realtà vediamo se riesco a trovare, dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci, non disperate, andiamo a vedere negli artisti.
Eccoci qua, pensavate mi fossi dimenticato dopo le vacanze di far ascoltare Moondance, mi spiace, non è così. Eccoci qua. Volume abbastanza buono, mancano i bassi, con le cuffie in dotazione in-ear si sente davvero bene, la scritta Walkman non sta qui a caso, ottima la qualità musicale. Ma torniamo un po' al browser. Vediamo se nel frattempo siamo riusciti a caricare. Ok, qua la velocità adesso è decisamente buona. Come vedete, sia il pinch to zoom sia il pan sono davvero velocissimi. Proviamo a aprire una news. Ecco il caricamento, probabilmente abbiamo finito di caricare sulla nostra DSL, siamo tornati a velocità normali. Come vedete, molto veloce il pinch to zoom, il pan. Andiamo a vedere se anche. Se anche nella, aspettate, scheda del Corriere della Sera siamo riusciti a caricare, versione mobile, attiviamo la versione desktop, adesso che abbiamo connettività e banda, siamo molto più veloci. Vediamo la rotazione, ovviamente accelerometro presente, ok, ci siamo, ho caricato tutto. Vedete, grande fluidità, ma non solo nello scroll, che in realtà uno non è che sta a scrollare la pagina sempre, ma soprattutto nello zoom, nello spostarsi nella pagina, nel doppio tap, abbiamo sempre grande velocità, nonostante io abbia attivato, come avete visto, il ridimensionamento del testo rispetto alla pagina. Quindi navigazione web davvero da promuovere. Per quanto riguarda la multimedialità, c'è la radio FM, c'è anche il track ID per visualizzare artista, brano di una musica che ascoltiamo. Timescape, come vedete, funziona bene, possibilità di filtrare per Facebook e per Twitter. Parliamo di business, c'è preinstallato, e di questo. Mi faccio i complimenti a Sony Ericsson, a Sony, scusate, Office Suite, quindi non il solito Polaris Office, il miglior, secondo me, lettore di file Office, funziona molto molto bene. Molti dei programmi che vedete preinstallati da Sony possono essere disinstallati, quindi un plus per quanto riguarda gli utenti che non vogliono sporcare troppo il proprio telefono con programmi preinstallati. Non vi ho fatto vedere il software della fotocamera. Rimedio subito, entro velocemente, è il classico software di Sony, qua le varie opzioni, qua le opzioni invece della videocamera. Torno indietro per dirvi che questo telefono costa 599 euro. Secondo me sono troppi per uno smartphone che si gira bene, ma che sicuramente non lascerà un segno indelebile nella storia della telefonia mobile. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.